Giovedì 23 maggio 2013, nella St. George Church di Taormina, si è svolta la Festa dello Spirito, un momento di preghiera ecumenico e di comunione fraterna in occasione della Pentecoste. All'incontro, promosso dall'Ufficio Ecumenico Diocesano, hanno partecipato rappresentanti della Chiesa anglicana, luterana, rumena, greco-ortodossa e cattolica. Pentecoste, festa dello Spirito. Il grande sogno dell'Altissimo giunge a compimento. Il Signore non si rivolge più soltanto ad un popolo, ma a tutti i popoli della terra. Non più in una sola lingua, ma in tutte le lingue della terra. Di più, nella lingua materna di ciascuno. La legge non è più scritta su tavole esteriori, ma nell'intimo e con il fuoco dello Spirito. La Commissione Diocesana per l'Ecumenismo e il Dialogo ha proposto una festa capace di cogliere questo kairos dello Spirito, un incontro che ci consentisse di parlare lingue diverse, ascoltarci, riconoscerci, pregare insieme. Per la preparazione si sono fatte alcune riunioni preliminari con i pastori delle diverse comunità cristiane, per meglio coordinare la modalità di espressione che ciascuno avrebbe scelto. Giovedì 23 maggio 2013, nella St. George Church di Taormina, ci siamo ritrovati attorno ad un'immagine di lingue di fuoco da cui sprigionava la parola insieme, scritta simbolicamente in 12 lingue diverse. Dopo il benvenuto dato dal pastore anglicano, una danza con i nastri colorati ha voluto rendere visibile la possibile comunione nella diversità. Lo Spirito di Dio è forza ed è musica, può farci muovere insieme nel rispetto della diversità con cui esprimiamo l'unica fede nel Signore Gesù. Tra i celebranti e l'assemblea si è stabilito un accordo quasi sensibile, fatto di attenzione, ascolto reciproco, accoglienza serena. Allen, un giovane battista, cantante gospel, ha prolungato con il canto la riflessione dopo la lettura degli Atti degli Apostoli, fatta nelle diverse lingue rappresentate dai 5 pastori, dopo il racconto delle tradizioni con cui è celebrata la Pentecoste nel mondo anglicano e la spiegazione di 2 immagini della tradizione antica e moderna luterana raffiguranti la discesa dello Spirito che il pastore luterano Latz ha donato a tutti i partecipanti. Il tropario della tradizione ortodossa, cantato prima da padre Alessio Mandanichiota in greco e poi da padre Pietro Bogdan in romeno, hanno comunicato a tutti una nota di intensa spiritualità. L'americano padre Jimmy ha invocato su tutti la presenza dello Spirito con una bellissima preghiera del Papa Paolo VI. Vieni Spirito Santo, ravviva in noi tutti i doni ricevuti con la gioia di essere insieme e di essere cristiani, aperti alla tua silenziosa e potente parola. Nel giardinetto della St. George Church, affacciato sullo splendido panorama serale, sono continuate le possibilità di incontro, ascolto e conoscenza reciproca durante un momento conviviale.